News. Buonasera da Salvo Giuffrida, notiziario flash del 4 marzo 2022. Asta Calcio Catania ancora deserta. Nessuno ha presentato offerte per rilevare il ramo sportivo della società. Fallita il 22 dicembre dello scorso anno, la base d'asta era di 500.000 euro. Delusione fra i tifosi presenti di fronte al Tribunale Etneo. Benedetto Mancini prende in giro una città intera. L'imprenditore, dopo che per giorni a mezzo stampa aveva preannunciato il salvataggio del club, registra alla Camera di Commercio una società con un capitale sociale di 10.000 euro a cospetto dei 500.000 previsti dal bando del tribunale. Non presenta alcuna offerta e nemmeno versa la caparra dovuta di pari a 125.000 euro. Questa è l'ultima follia dell'eccentrico imprenditore romano dopo le avventure calcistiche di Rieti, Catanzaro, Palermo, Siena e Latina. Qui il 10 aprile si deve difendere dalle accuse di bancarotta del club e di associazione a delinquere finalizzata ai reati finanziari. Vigili del Fuoco, il giorno dell'inaugurazione del distaccamento di Palagonia e del ricordo dei vigili morti a causa di uno scoppio nel centro storico 4 anni fa. Allora intitolato il distaccamento di Catania Nord. Guerra Ucraina e solidarietà. Dopo Catania anche Belpasso si mobilita per una raccolta di farmaci, indumenti e cibo a lunga scadenza. Giorno 8 marzo una manifestazione in piazza contro la guerra. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash lunedì alle 20.30.